tenevo a dire un paio di cose molto brevemente. La prima, a noi fa molto piacere essere qui questa sera, essere qui con voi a condividere questo momento che è sia di festeggiamenti ma anche di condivisione di una grande passione che ci lega a tutti. Come sapete, i nostri musicanti sono tutti volontari, sono mossi qui a portare il loro tempo e il loro impegno per condividere tra di noi e con voi che ci ascoltate questa grande passione. La musica è una cosa bellissima che deve fare parte della vita di tutti, sia per chi l'ascolta e per chi la vuole praticare. Con questo un augurio e anche un invito a chi di voi vuole eventualmente portare i figli, i nipoti o anche loro stessi a intraprendere questo cammino che richiede certo sacrificio, tempo, impegno, ma da tanto a noi e da tanto spero anche a voi che questa sera siete qui ad ascoltarci. La musica è qualcosa che può regalare tanto, può unire tanto. In particolare, io sono in banda da diversi anni, ci tenevo questa sera a salutare un amico, una persona con cui ho condiviso tanti anni in banda, che ha condiviso tanti anni ancora prima che io arrivassi in banda. Questa persona è Aldo Conti, che dopo 40 anni... Grazie. Dopo più di 40 anni di sodalizio nella banda con noi, come musicante, come membro del consiglio, ha dato sempre un grandissimo contributo. Io ricordo sempre nelle discussioni, nei confronti con lui, che mi ricordava che agli inizi, quando è nata la scuola allievi, era lui che portava i primi studenti di musica a casa di mio nonno qui a Cernusco per imparare lo strumento per entrare in banda. Aldo, dopo più di 40 anni di sodalizio, ha deciso di prendersi una pausa, ma ci tenevamo questa sera, anche se non è qui con noi a suonare, a salutarlo, a ringraziarlo per tutto il tempo che ci ha regalato e che ha passato con noi, augurare a lui e a voi un buon Natale. Grazie a tutti. Thank you.
Abbiamo appena avuto il piacere di ascoltare una musica eccellente che riporta alla memoria l'infanzia, il gusto della condivisione e il piacere di stare insieme. Spirito per noi è fondamentale in quanto gruppo. La presenza della banda è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Grazie alle sue esibizioni si esalta la solennità della cerimonia, delle cerimonie che si educano emozioni profonde quali sentimenti di partecipazione e di appartenenza. Forza di questi valori, tengo a informarvi di due importanti iniziative. In questo momento storico, dove siamo costretti a fare scelte di necessità, accantonando le nostre passioni, la scuola allievi conta un numero di iscritti inferiore agli anni precedenti. Ben giustificando questo calo, abbiamo pensato di introdurre un nuovo metodo educativo che permette agli alunni, oltre ad imparare, conoscere e suonare lo strumento, anche di condividere questa esperienza con nuovi amici, di interessi e per... Scusate. E passioni comuni. Inoltre, nel mese di gennaio abbiamo la possibilità di iniziare una collaborazione diretta con la scuola primaria di Cernusco. Mettendo a disposizione i nostri professionisti, permetteremo di avvicinare alla musica anche i più piccoli futuri talenti, coinvolgendoli in un'attività, in attività interattive. Le lezioni saranno svolte nelle aule della scuola e la strumentazione sarà fornita dal corpo musicale. Ritengo corretto, e forse anche d'aiuto, informarvi della sofferenza economica che stiamo vivendo come gruppo, che nonostante tutto non vediamo questo come limite per i nostri progetti futuri. Sovente affrontiamo ingenti spese per la manutenzione degli strumenti, per le logistiche e l'organizzazione degli eventi e per i professionisti. Sono quindi ad incoraggiarvi nel lasciare un'offerta libera con l'unico scopo di permetterci di continuare a scrivere lo spartito della vita. Grazie. In occasione delle imminenti festività, a nome del corpo musicale Alessandro Pignovano, porgo a tutti voi i più sentiti auguri di un gioioso Santo Natale. Buon Natale agli anziani, forti radici e grandi maestri. Buon Natale ai giovani e bambini, simbolo di futuro e fiducia della nostra società. Buon Natale anche al nostro maestro Fabio e a ogni musicante che ringraziamo per l'impegno e la passione.
ai nostri amici di Robbiate, agli sponsor, ai volontari che ci aiutano nell'organizzazione degli eventi e ai nostri alpini. Per ultimi, ma non meno importanti, un sincero augurio di Buon Natale e sentito ringraziamento a Don Alfredo e all'amministrazione comunale tutta, sinceri amici da lunga data. Ed ora, prima del bis, procederemo all'estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi a favore della nostra banda. Pertanto...